Allora, bene, benvenuti a tutti di nuovo. Questo è il primo di quattro incontri. Faremo quattro incontri, uno a settimana, per i quattro mercoledì che restano del mese di maggio. E parliamo dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo che è nella Chiesa è un po' il grande sconosciuto. Cioè, da un lato tutti lo conosciamo, perché tutti facciamo il segno della croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, tutti nel credo, diciamo, credo nello Spirito Santo, però se ci fate caso è più difficile lo Spirito Santo come relazione. È molto più facile Dio, è molto più facile Gesù che lo Spirito Santo, no? Lo Spirito Santo è un po' sfuggente ed è appunto il grande sconosciuto. Allora ne parleremo, però vedrete che ci gireremo un po' intorno a questo tema, proprio perché è difficile parlarne direttamente e bisogna girarci intorno, guardarlo da diverse parti per cercare di capirci qualche cosa. Quindi parleremo dello Spirito Santo parlando delle opere dello Spirito Santo. Che cosa fa lo Spirito Santo? Perché la cosa fondamentale che c'è da scoprire è che cosa Dio sta facendo in noi, dentro di noi. Cosa sta facendo Dio dentro di noi, anche se non ce ne accorgiamo? Ma il punto è accorgersene per poter partecipare. Bene, allora, lo Spirito Santo, dicevo, il grande sconosciuto. Pensate che c'è un brano molto carino degli Atti degli Apostoli, capitolo 19, che c'è San Paolo che gira e arriva a Efeso, e a Efeso trova 12 cristiani. Quindi è tutto contento: ah, che bello, questi sono ebrei che credono in Gesù come Messia, bellissimo. Poi li vede un po' strani e gli fa: ma avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede? E quelli fanno: non abbiamo mai sentito dire che esista uno Spirito Santo. Ah, ecco, dice San Paolo, ho capito perché siete un po' stranetti, ma che battesimo avete ricevuto? E loro gli fanno: beh, il battesimo di Giovanni Battista. Ah, ecco. No, quello è il modello vecchio, guarda, ora abbiamo l'aggiornamento del battesimo di Giovanni Battista. Uno funziona molto meglio, quindi devi scaricare l'aggiornamento, il battesimo di Gesù è molto più figo. E lo volete? Sì, allora li battezza nel nome di Gesù, impone loro le mani. Imporre le mani è il segno da sempre dell'invocazione dello Spirito Santo, per questo a messa si impongono le mani, il prete fa così sul pane e sul vino sull'altare, no? E tutte le benedizioni ci sono le mani così. Allora Paolo gli impone le mani e loro ricevono lo Spirito Santo. E che cosa fanno? Si mettono subito a parlare in lingue, perché questo era anticamente nella prima comunità cristiana il segno che uno aveva ricevuto lo Spirito Santo, che cominciava a parlare in lingue strane. Allora, non abbiamo mai sentito dire che esista lo Spirito Santo potrebbe essere una descrizione di buona parte dei cristiani oggi, perché lo Spirito Santo è veramente qualcosa di un po' difficile, un po' sfuggente. Anche l'iconografia non è che ci aiuta, no? Anzi, l'iconografia forse è un po' ingiusta. Vedi queste rappresentazioni, vedi Dio Padre, un bel vecchietto con la barba bianca, no? Tutto solenne, con lo sguardo così. Gesù è un figo sempre, lo vedi che ha gli occhi azzurri, sta tutto un po' così. Lo Spirito Santo è un piccione. Ora capite che vecchietto solenne, Gesù figo, il piccione, non c'è storia, cioè è chiaro che... Poi qualcuno si scandalizza e dice: no, ma non è un piccione, è una colomba. Allora sappiate che ho cercato su Google, la colomba è un piccione bianco, selezionato dagli allevatori per essere bianco, quindi è un piccione alto borghese, mentre i piccioni grigi, quelli che vedete in giro, sono quelli proletari che trovate al centro di Roma, no? Ecco, allora, lo Spirito Santo, appunto questo colombo, che poi non c'è scritto che è bianco nel Vangelo, però ci piace immaginarlo bianco perché è più carino, veramente il piccione grigio non sarebbe dignitoso, no, per lo Spirito Santo. Da dove viene questa immagine? Cioè, è chiaro che è una immagine, è un simbolo che noi usiamo molto, però chiaramente io con Dio Padre ci parlo, con Gesù ci parlo, con piccione, no, come è meno immediato. Anche altri simboli dello spirito funzionano nello stesso modo, no? Il fuoco, non è che c'è fuoco, anche quello è un po'
Fra l'altro sono anche simboli un po' contrastanti, perché lo spirito è una colomba. Sapete, questa immagine della colomba viene dalla scena del battesimo, quando Gesù viene battezzato da Giovanni Battista nel fiume Giordano, e lui vede lo spirito che scende come una colomba su di lui, come una colomba. Cioè vuol dire che lo spirito, lui vede che lo spirito si poggia dolcemente su di lui, viene dal cielo e si poggia su di lui. Quindi è un'immagine di dolcezza. Lo spirito si poggia su Gesù per rimanere su di lui. Il fuoco è il contrario. L'immagine del fuoco viene dal racconto di Pentecoste, all'inizio degli Atti degli Apostoli, e gli apostoli stanno tutti insieme in una casa, arriva un rombo, un boato, come di un vento, un frastuono, un vento che scuote tutta la casa, e loro vedono delle lingue che si dividono, delle lingue di fuoco che si poggiano su ciascuno di loro. E c'è un macello, un tale rumore che lo sentono anche le persone fuori, no? Quindi il fuoco invece è legato a un'immagine di forza. La colomba è un'immagine delicata, lo spirito si poggia dolcemente, suavemente. Il fuoco invece, lo spirito, boom, entra, sfascia tutto, fa una cosa. Lo spirito è debole, lo spirito è forte. Com'è sto spirito? Sono immagini appunto anche un po' contraddittorie. È molto bella secondo me, ma è un'altra immagine, l'immagine del nome spirito. Spirito, la parola spirito italiana viene dal latino spiritus, che traduce il greco pneuma, che traduce l'ebraico ruach. Ruach, pneuma, spiritus, tutte queste parole vogliono dire qualcosa che nell'italiano si è perso. Cioè quando noi diciamo spirito non ci viene in mente quello che invece veniva subito in mente quando sentivano gli ebrei, i greci, i latini la parola, perché ruach, pneuma, spiritus vogliono dire il soffio, questo, l'aria, che il respiro, l'aria che esce dalla nostra bocca, dal nostro naso, che entra e che esce, l'aria che si muove, il soffio, vuol dire spirito, vuol dire soffio, no? Solo che se noi diciamo spirito, è già più astratta come parola, non lo colleghiamo subito al soffio. E invece è molto importante questa immagine, perché il soffio che cos'è? È l'aria che si muove, ma è la vita. È il segno più evidente che sei vivo, no? Quando smetti di respirare sei morto. Quindi il soffio è la vita. Lo spirito dell'uomo è la vita dell'uomo, ma c'è uno spirito di Dio, una vita, un soffio di Dio, una vita di Dio. C'è una bellissima scena all'inizio della Bibbia, quando Dio crea l'uomo, in Genesi 2, fa una statuina di fango e poi soffia il suo respiro nelle narici dell'uomo, e l'uomo divenne un essere vivente, no? Allora c'è lo spirito dell'uomo, che è la nostra vita, il fatto che respiriamo, e c'è lo spirito di Dio, che è il soffio di Dio che dà vita. Una vita che dà vita, un soffio che vivifica. Bella questa immagine della vita. Quindi quando diciamo lo Spirito Santo stiamo dicendo il soffio di Dio. Infatti Gesù lo paragona al vento, no? Il vento che, da cui sei avvolto, senti il vento che però non capisci da dove viene e dove va, dice, no? Perché appunto non lo puoi vedere, non lo puoi afferrare. Ecco, lo Spirito è la vita, ma non lo puoi afferrare. E infatti la vita nostra, poi facciamo... La vita è qualcosa che diamo un po' per scontato, no? Certo, sono vivo, respiro, ma mica ci fai attenzione che respiri. Così è lo Spirito Santo, è dentro di te, ma mica ci fai attenzione che c'è lo Spirito Santo, perché è come il respiro. Anche questa è un'immagine, no? Quella del, appunto, del respiro dello Spirito. Però l'immagine che volevo prende, insomma, su cui volevo soffermarmi un po', è una che usa Gesù. Se voi andate a cercare nel Vangelo che cosa dice Gesù dello Spirito Santo, non dice tante cose. Non è un tema di cui Gesù parla tanto nel Vangelo. Però usa una bellissima immagine nel Vangelo di Giovanni e dice, parla dello Spirito come dell'acqua viva. Quindi abbiamo la colomba, il fuoco, il vento, il respiro, il soffio, l'acqua viva. Poi volendo ce ne sono anche altri, però fermiamoci a questi qua, no? L'acqua viva, quando usa questa immagine la usa due volte nel Vangelo di Giovanni. Una volta quando parla con la donna samaritana al pozzo, vi ricordate, c'è questo incontro, Gesù incontra questa donna, si mettono a parlare
e all'inizio sembra che parlino dell'acqua del pozzo, perché fa caldo, la donna è andata per prendere l'acqua. Poi invece si capisce che Gesù non sta parlando dell'acqua del pozzo, sta parlando del dono di Dio, dice. Se tu conoscessi il dono di Dio, mi avresti chiesto l'acqua viva. E lei però non capisce, pensa che sia l'acqua, ma allora ma come prendi quest'acqua? Ma Gesù sta parlando dello Spirito Santo. E dice una frase molto bella, perché dice: quest'acqua che io ti posso dare, se tu me la chiedi, quest'acqua che io ti posso dare, se la bevi, non solo ti disseta e ti disseta per sempre e non dovrai più tornare qui a bere, ma è un'acqua che dentro di te comincia a zampillare per la vita eterna, cioè diventa come una fontanella. Allora lo Spirito Santo è qualcosa che bevi e che ti disseta e che però dentro di te diventa una fonte, quindi qualcosa che disseta gli altri. L'acqua viva, pensate che l'acqua viva vuol dire l'acqua che si muove, no? Non l'acqua di una vasca, di uno stagno, così, ma l'acqua che si muove, l'acqua corrente. Pensate che i primi cristiani, per essere fedeli a questa immagine dell'acqua viva, battezzavano sempre nell'acqua che si muove, mica facevano come noi che battezzavano in un bacile, no? Oppure in una vasca, battezzavano al fiume. Ci doveva essere, proprio c'era la regola, per forza deve essere acqua che si muove. Al massimo puoi far entrare da un canale in una vasca, però l'acqua comunque si deve muovere. Non deve essere acqua ferma, perché deve essere acqua viva. E allora c'è una frase nel Vangelo di Giovanni in cui Gesù va a Gerusalemme per una festa, era la festa delle capanne, che ricordava il periodo in cui gli ebrei erano stati nel deserto, e uno degli episodi di questo periodo degli ebrei nel deserto, la storia dell'Esodo, era il fatto che a un certo punto morivano di sete, si incavolano, dicono come al solito a Mosè: tu ci hai portato a morire, noi siamo nel deserto, stavamo molto meglio in Egitto. E allora Mosè che cosa fa? Chiede a Dio di dare da bere al popolo, si lamenta, insomma c'è la solita storia che si legge tante volte nell'Esodo, e Dio gli dice: parla alla roccia e vedrai che la roccia si aprirà e verrà fuori l'acqua da bere per tutti quanti. Mosè non si fida molto che la roccia ci senta bene, quindi invece di parlare alla roccia dà un paio di mazzate col bastone che aveva. Io ci parlo alla roccia, però pure gli do una bottarella, che non si sa mai che magari non sente bene, no? E la roccia si apre ed esce l'acqua e tutti bevono. Allora, questa immagine dell'acqua che nel deserto ci disseta era legata a una festa, a questa festa delle capanne. E allora Gesù a un certo punto, durante la festa, sta a Gerusalemme, sta nel Tempio e dice: nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come dice la Scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Questa è un'altra immagine, no, dello Spirito. Lo Spirito non solo è la vita, la tua vita, ma è la vita di Dio che ti viene data. Ma lo Spirito è qualcosa che risponde alla tua sete, ti disseta, risponde a un tuo bisogno fondamentale, se no muori. Ma che se lo bevi, dentro di te diventa qualcosa che disseta gli altri. Lo Spirito è una vita che tu ricevi, ma che dentro di te diventa qualcosa che dà vita agli altri. E che sei amato e ami gli altri, e nell'amare gli altri ti scopri amato. Che sei aiutato e nell'aiutare gli altri ti scopri aiutato. È qualcosa che passa attraverso di te, come se tu fossi un canale. Ed è qualcosa che dentro di te ti trasforma e ti fa diventare non solo uno che ha bisogno dell'acqua, ma uno che dà acqua. Lo Spirito ti fa diventare qualcosa che serve agli altri, qualcosa che è fecondo per gli altri, che porta vita. Appunto, l'immagine dell'acqua viva, pensate, era legata, c'era una promessa dei profeti che dicevano che negli ultimi giorni, il giorno di Dio, a un certo punto dal Tempio di Gerusalemme sarebbe uscita un fiume d'acqua.
e questo fiume d'acqua avrebbe portato vita anche lì dove l'acqua, dove non c'era vita. Quindi era come un fiume di acqua che rendeva tutte le sponde fertili. Quindi dove passava questo fiume, dove passerà questo fiume, cresceranno gli alberi, alberi che daranno un sacco di frutto. Addirittura questo fiume arriverà nel Mar Morto, che è un lago salato, chiuso, dove non vive niente, né pesci, né piante, nulla, che c'è in Israele. E questo fiume di acqua che arriva dal Tempio, di acqua viva, risanerà il Mar Morto. E lì dove c'è la morte, invece, porterà la vita. Ecco, questa è l'immagine dello Spirito. Una vita che riceviamo da Dio, che dentro di noi diventa vita per gli altri. Riceviamo e diamo. E nella misura in cui diamo, riceviamo ancora di più. No? L'acqua viva da bere, ma non per solo per dissetarsi, ma perché diventiamo una fonte per gli altri e gli altri vengono a dissetarsi da noi, e se si dissetano da noi, siccome la stessa acqua che ci ha dato Gesù, a loro volta diventeranno fonti, no? come una catena di vita che va avanti nel mondo. Di questo parliamo dello Spirito, che è appunto una colomba che aleggia, dice il libro della Genesi all'inizio, che lo Spirito Santo aleggiava sulle acque all'inizio della creazione, che è un fuoco, che è il soffio di Dio che ci viene dato, che è un'acqua viva che dobbiamo bere. Qual è il problema dello Spirito? Appunto, queste sono tutte immagini, no? Ci stiamo un po' girando intorno, ma non è che stiamo dicendo chi è lo Spirito Santo, perché è come se non lo potessimo dire chi è lo Spirito Santo. Perché? Perché è dentro di noi, non è qualcuno che abbiamo davanti, a fianco, sopra. Non è Gesù che ce l'abbiamo, no? Gesù ne parla il Vangelo, beh, è facile, no? Lo Spirito Santo invece è dentro di noi, ed è dentro di noi non in quel posto facile e conosciuto più o meno che è la nostra mente, ma è più dentro, è nel segreto. C'è un teologo che dice che lo Spirito Santo è il nostro inconscio spirituale. Sapete l'inconscio, no? Quello per cui vai dallo psicologo che ti gioca brutti scherzi, perché tu pensi di avere tutto sistemato e invece c'è l'inconscio, cioè c'è tutto ciò che è dentro di noi, non è a livello cosciente, non è elaborato, ma che invece deve essere tirato fuori, deve essere elaborato, perché comunque ce l'hai dentro e agisce e ti spinge a fare delle cose e ti blocca nel fare delle altre cose, no? E tu manco sai perché, ti dai delle spiegazioni, ma perché in realtà dentro di te c'è qualcosa che non conosci, qualcosa che, diceva Freud, l'hai rimossa, no? E devi tirarla fuori, devi elaborarla, e vai dallo psicologo, paghi lo psicologo, il psicologo è contento, no? E ti aiuta a elaborare il tuo inconscio, no? Ti chiede i sogni. Allora, dice, lo Spirito Santo è come il nostro inconscio spirituale, cioè ciò che sta dentro di noi, agisce dentro di noi, ma noi non ci accorgiamo, non lo vediamo agire. Non è come i nostri pensieri, tu pensi una cosa e lo sai che cosa stai pensando, no? No, invece è come l'inconscio. È qualcosa che ti muove, ma non ce l'hai coscientemente presente. E allora come si fa a parlare dello Spirito Santo se è dentro di noi? Appunto, è qualcosa, è come la vita, no? È come il respiro, non ci fai caso. Come fai a parlare dello Spirito Santo? Allora, se andate a un qualsiasi corso di cresima, i catechisti della cresima di solito vi parlano dello Spirito Santo dicendo: lo Spirito Santo è il dono di Dio, vero, cioè è ciò che tu ricevi da Dio. Che cos'ha Dio da darti? Il suo soffio vitale. Che cos'ha Dio da darti? Vita, tanta vita, un sacco di vita, talmente tanta vita che diventi così pieno di vita, di gioia, di allegria, di pace, di senso, di speranza, di progetti, di attività, di servizio, la vita, di affetto. Diventi così pieno di vita che questa vita esce da te come una fonte. È il dono di Dio. Conviene, certo, conviene lo Spirito Santo. Ma e poi che cosa mi dà lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo ti dà 7 doni. E quali sono questi 7 doni? Perché c'è una preghiera nel rito della cresima che dice che lo Spirito Santo dà 7 doni. Dice:
E questi sette doni sono spirito di la conoscenza, la pietà, il consiglio, la fortezza, la sapienza, il timor di Dio. E di solito i ragazzi dicono, vabbè, ma che è la conoscenza, la sapienza, ma che vuol dire? No? Cioè sono cose, ma che me frega? Ecco. Allora, ma perché è difficile effettivamente, no? E questa formula è un po' strana. Allora poi i catechisti si addannano per dire no, aspetta, allora il dono del consiglio è fondamentale nella tua vita. Senza dono del consiglio non puoi fare. Gli fanno tutto un discorso sul dono del consiglio. I ragazzi non sono convinti, però per far contento il catechista di solito sorridono e dicono sì, che bello, lo sai, non desidero altro che il dono del consiglio nella vita, veramente. Vabbè, insomma, poi questi i drammi dei catechisti della cresima. No, però c'è un modo per parlare dello Spirito Santo, che è parlare delle opere dello Spirito. Che cosa fa lo Spirito Santo? Abbiamo detto delle immagini che sono molto belle, che ci aiutano a riflettere. Che cosa fa lo Spirito Santo? Allora, la tradizione della Chiesa ha elencato le cose che lo Spirito Santo fa e le elenca nel credo, cioè quella preghiera che riassume la fede della Chiesa. No? Sapete che abbiamo due forme del credo o simbolo, il credo lungo e il credo corto. Il credo lungo è quello che diciamo più spesso a messa, il credo corto è quello apostolico. Allora, siccome abbiamo poco tempo e abbiamo solo quattro incontri, facciamo il credo corto. Ho preso quindi l'ultima parte del credo corto. Che ci avete all'inizio del foglietto per chi non se la ricorda? E dice così, l'ultima parte del credo, no? Dopo aver detto credo in Dio Padre Onnipotente che è creatore, credo in Gesù Signore che si è incarnato, è morto, è risorto, è salito al cielo, tornerà alla fine dei tempi, e poi dice credo nello Spirito Santo. La Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Allora, queste sembrano tutte cosette staccate. Io credo nello Spirito Santo, poi credo la Chiesa, poi credo la risurrezione. No, queste sono le cose che fa lo Spirito Santo. Credo nello Spirito Santo, due punti, il quale fa la Chiesa Cattolica, fa la comunione dei santi, fa il perdono dei peccati, fa la risurrezione della carne e la vita eterna. Queste sono le opere dello Spirito Santo. Quindi se dovessimo dire, ma sto dono che Dio ci dà, oltre a darmi il dono del consiglio che è fichissimo, ma poi a parte ciò, che cosa fa? Fa quattro cose. Fa la Chiesa, cioè fa la comunità, fa la santificazione, fa il perdono e fa la risurrezione. Parleremo di queste quattro cose, quindi, cioè, ogni volta ne prendiamo una. Oggi vi dico qualcosa sulla Chiesa, poi la comunione dei santi, poi il perdono dei peccati e poi la risurrezione e la vita eterna, no? Questo è ciò che lo Spirito sta già facendo in noi. Quindi il punto è, dentro di noi, senza che noi ce ne accorgiamo, Dio sta lavorando. E Dio sta facendo alcune cose che sono queste che crediamo. Se capiamo che cosa Dio sta facendo dentro di noi, possiamo liberamente partecipare a quello che Lui fa, assecondare quello che Lui fa, perché diventi di più vero, più forte, perché funzioni meglio, ok? Quindi questo è il punto del parlare dello Spirito Santo. Allora, la prima cosa che lo Spirito Santo fa è la Santa Chiesa Cattolica. Ora, purtroppo, qui abbiamo tutti un bug che quando diciamo Chiesa ci viene subito in mente l'istituzione, no? Ci viene subito in mente il Papa, il Vaticano. Se non c'hai il Papa e il Vaticano, almeno un vescovo. Se non un vescovo, almeno un prete, in alternativa una suora, ok? Ma se no ci viene in mente l'edificio, ma è difficilissimo per noi identificare la parola Chiesa con noi che siamo qua, con le persone. Ce lo diciamo no, la Chiesa è una comunità, la Chiesa non è un luogo, ok? La Chiesa non è il Vaticano, la Chiesa siamo noi, poi però anche io che sono prete, no? Se dico la Chiesa intendo il Papa, la Chiesa ha detto il Papa, ok? Invece no, allora lo Spirito Santo non fa il Papa, lo Spirito Santo fa
la comunità cristiana, quindi la Chiesa nel senso della comunità. La parola Chiesa in italiano viene dal latino, ecclesia, che viene dal greco ecclesia, che vuol dire era un antico nome che veniva usato per esempio ad Atene per dire quando il popolo della città si radunava in un'assemblea per decidere le vicende della città. Facciamo la guerra o non la facciamo? Mettiamo questo qui come generale oppure no? Era l'ecclesia, cioè l'assemblea della città, dove ci si riuniva ogni tanto per decidere le cose. Ecco, allora lo Spirito Santo fa un'assemblea, fa una comunità, mette le persone insieme e gli fa vivere qualcosa di comune. Cosa sta facendo Dio dentro di te? Ti sta mettendo con altre persone, sta intrecciando la tua vita con la vita di altri, ti sta legando agli altri, sta facendo di te non un individuo, ma un membro di un corpo, una parte di una comunità, un mattoncino di un grande edificio. Cioè, dentro di te lo Spirito Santo ti aiuta a pensarti e a vivere non da singolo, ma come parte di qualcosa di più grande, che è appunto l'ecclesia, la Chiesa, la comunità cristiana. Allora, andiamo alla prima ecclesia, alla prima comunità cristiana, per capire che cosa succede, no? Allora andiamo proprio agli Atti degli Apostoli, ai primissimi apostoli. Se vi ricordate, gli apostoli erano un gruppetto un po' sgangherato che era stato scelto da Gesù all'interno del gruppo dei suoi discepoli. Quando Gesù muore, alcuni scappano, altri se ne erano già andati prima perché non lo sopportavano più, resta un gruppetto di circa 120 persone. Ci sta Maria, la mamma di Gesù, ci stanno un po' di amici suoi, un po' di parenti suoi, ci stanno tutti i discepoli maschi e femmine, fra cui c'è questo gruppetto dei 12 apostoli, che però nel frattempo sono rimasti 11, perché vi ricordate che uno è Giuda, che l'ha tradito e poi si è impiccato. Allora, a questo gruppetto capita qualcosa di molto particolare, che è sentire che la vita di Gesù arriva dentro di loro, sentire a un certo punto che Gesù risorto, che Gesù che non è morto ma l'hanno visto vivo, gli ha dato loro la sua vita, gli ha dato il suo respiro. C'è proprio questa immagine nel Vangelo di Giovanni: Gesù risorto appare ai suoi discepoli e soffia così e loro respirano la vita di Gesù. E da quel momento in poi, dentro di loro, cambia qualcosa. Cambia qualche cosa, cambia radicalmente qualche cosa. E questa è l'esperienza dei primi cristiani, no? Sentire che entra dentro di te qualcuno e comincia a vivere dentro di te. Che Gesù vive dentro di te. San Paolo diceva, non sono più io che vivo, ma è Gesù che vive dentro di me. Senti, un altro che vive dentro di te. Questa è l'esperienza dello Spirito Santo, lo Spirito di Gesù. E allora, il primo effetto, come vi dicevo, nel racconto invece di Luca, del giorno di Pentecoste, si sente un grande rumore nella casa dove stanno i discepoli, quindi intorno si raduna una piccola folla di persone e San Pietro esce e tutti quanti cominciano a parlare in strane lingue, a emettere suoni particolari. Che cosa pensa tutta la gente che sta là? Pensa, vedi questi 12 che si sono ubriacati, hanno bevuto tutta la notte, la mattina escono di casa barcollanti e cominciano a dire, manco riescono ad articolare delle parole e fanno suoni così. Infatti Pietro comincia il suo discorso dicendo: uomini di Gerusalemme, ascoltate, non siamo ubriachi come voi pensate, ma invece è successo che Dio ci ha dato lo Spirito Santo. Ora capite che se lo Spirito Santo lo puoi confondere con l'essere ubriaco, no? È uno stato molto, cioè, molto diverso dal normale, no? Cioè, una persona normale e un ubriaco li riconosci, no? Ecco. E allora quando c'hai lo Spirito Santo sei come ubriaco. E Pietro allora dice: no, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, e parla loro di Gesù, annuncia loro Gesù. E tutti quelli che ascoltano
si stupiscono che anche se sono di posti diversi ciascuno li sente parlare come nella sua lingua, ma poi hanno tutti lo stesso effetto. Dice il testo, si sentirono trafiggere il cuore, si sentono bucare l'anima, qualcosa che, una parola che entra dentro di loro, entra dalle orecchie, scende al cuore e ti trafigge, ti ferisce. Questa è l'esperienza appunto dello Spirito Santo, no? Che ti ferisce il cuore. E allora si sentono toccati intimamente e chiedono che cosa dobbiamo fare. E Pietro gli dice, fatevi battezzare e riceverete lo Spirito Santo. Si fanno battezzare, ricevono lo Spirito Santo, e c'è un sacco di gente, cioè dice erano 3.000 persone che, quel giorno che si fanno battezzare. E dice che questi qua che hanno creduto, che si sono sentiti trafiggere il cuore dalla parola di Pietro e che si sono fatti battezzare, dice, erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Che succede praticamente? Succede che questi qua, che erano tutte persone diverse, ad un certo punto cominciano a stare sempre insieme. Insieme ascoltano gli apostoli che parlano, insieme pregano, insieme celebrano l'Eucarestia, si chiama la frazione del pane, insieme appunto si vivono costantemente e tanto stanno tutti insieme che a un certo punto anche i loro soldi, i loro beni li mettono insieme, cioè si crea da persone diverse, separate, ciascuna con la sua vita, si crea una comunità. E qual è la caratteristica di questa comunità? Che stanno insieme e fanno le cose insieme, le cose appunto cristiane, poiché hanno creduto, e mettono insieme i loro beni. Un altro pezzetto degli Atti degli Apostoli dice, erano come un cuore solo e un'anima sola. Che cosa fa lo Spirito Santo? Ti unisce agli altri e ti apre agli altri. Ti apre. Ti apre nel senso che ti rende, ti spinge ad andare verso gli altri. E andare verso gli altri, aprire, che chiaramente è un'immagine, no? Vuol dire che ti collega e ti fa sentire che l'altro è parte di te, c'entra con te. Come se fosse una famiglia, no? Pensate al fatto dei beni in comune. I primi cristiani mettevano in comune tutti i beni. Poi sappiamo dagli stessi Atti degli Apostoli che non tutti lo facevano, non tutti lo facevano completamente, no? Era una cosa libera. Però questa era la cosa che colpiva. Mettevano in comune i soldi. E se ci pensi, i soldi sono effettivamente qualcosa che indica proprio il nostro, no? Perché o ce li ho perché sono della mia famiglia, o ce li ho perché li ho guadagnati col mio lavoro, comunque i soldi sono proprietà, sono roba mia. Con chi li metto in comune i soldi? Beh, con i miei figli, con mia moglie, con mio fratello, no? Cioè i soldi sono qualcosa che, se sono in comune, dicono che noi stiamo insieme, cioè abbiamo qualcosa in comune. Se facciamo una società, mettiamo i soldi insieme, mettiamo i nostri capitali insieme, no? E poi siamo soci di questa società, cioè siamo legati. Allora il fatto che i primi cristiani mettessero in comune i soldi è perché erano legati. Nella nostra chiesa attuale è rimasto un po' questa cosa, no? Anche se non così forte. Chi è che vive questa cosa in modo molto forte? Coloro che si consacrano a Dio e per esempio entrano in convento, no? Entrano in monastero, cioè coloro che effettivamente fanno una vita comunitaria e allora condividono i loro beni col resto della comunità.
Chi invece è laico lo fa normalmente con le persone della sua famiglia, no? E poi lo fai un po' con la parrocchia, con gli altri della parrocchia. Ma è interessante questo fatto, cioè il fatto di essere una comunità è qualcosa di molto concreto, vuol dire che passi il tempo insieme, ascolti insieme la parola, preghi insieme, cioè le cose tutte del testo, metti in comune i tuoi beni. Se no, è una pura idea. A volte noi quando diciamo la chiesa, la comunità, abbiamo in mente solo idee vaghe, no? Tu magari vai a messa e dici, qua siamo, ecco la comunità cristiana, poi però non sai come si chiama quello alla tua destra, non sai come si chiama quello alla tua sinistra, perché non li conosci, no? Tante volte ci capita così. Cioè, il fatto di vivere la comunità è qualcosa che non ci capita, magari quando andiamo a messa la domenica così, ci capita con alcune persone, perché ci deve essere un legame umano vero. Allora, non c'è cristianesimo se non si creano dei legami umani veri, e se questi legami umani veri non sono legami che dipendono dalla fede in Gesù, dal fatto di credere insieme. È quello che San Paolo diceva, essere fratelli, no? Sempre usando l'immagine della famiglia, essere fratelli. San Giovanni dice essere amici, ma il punto è sempre quello, essere collegati. Allora, che cosa fa lo Spirito Santo dentro di noi? Lo Spirito Santo ci sta trasformando per renderci meno individualisti e più partecipi della vita degli altri. Così partecipi della vita degli altri da, dice San Paolo, sentire quello che sentono gli altri. Questa è una cosa che ci capita, no? Se tu vuoi molto bene una persona, un tuo familiare, un tuo caro amico, se gli succede qualcosa, tu senti dentro di te che cosa gli succede. Cioè, se quello è contento, tu senti la sua contentezza. Magari sei anche contento tu perché è contento lui. Se lui soffre, soffri anche tu. La sofferenza è ancora più forte come sentimento, no? Quindi tu puoi anche commuoverti per la sofferenza di uno che manco conosci, ma sta soffrendo così tanto che la senti la sua sofferenza, no? Ecco, questa è una cosa che ci avviene naturalmente. E lo Spirito Santo fa succedere questa cosa anche con persone di cui teoricamente non sei né parente né amico, ma avete in comune la fede, avete in comune il fatto di credere in Gesù. Quando ricevi lo Spirito Santo, ricevi qualche cosa, la vita di Gesù dentro di te, che non è solo dentro di te, ma è anche dentro quello là, quello là, quello là, quello là. Infatti, il rito fondamentale che fanno i cristiani è la messa, no? E alla messa che cosa facciamo anzitutto? Ci ritroviamo tutti insieme. Ci ritroviamo insieme e insieme preghiamo, ascoltiamo la parola, insieme facciamo un gesto molto bello, cioè il pane eucaristico, il corpo di Cristo, lo spezziamo in tanti pezzettini e ognuno ne prende un pezzo. Che vuol dire? Che siamo tutti parte di una stessa cosa. Che cosa vuol dire lasciarsi trasformare dallo Spirito Santo? Se lo Spirito Santo è la vita di Dio dentro di te, la vita di Gesù risorto dentro di te, che ti tende, ti spinge verso gli altri, ti spinge a diventare partecipe della vita degli altri, a pensarti come parte di un tutto, a farti uscire dall'individualismo, a farti vivere rapporti affettivi veri, seri, sinceri. Che cosa vuol dire partecipare a questo? Lasciarsi trasformare dallo Spirito Santo. Allora, il nostro rapporto con lo Spirito Santo è questo, diciamo, potremmo dire due punti. Uno, accorgerci di quello che lo Spirito Santo sta facendo dentro di noi. Due, collaborare a quello che lo Spirito Santo sta facendo. Cioè, la prima cosa che devi fare è aprire le finestre. Se lo Spirito Santo è il vento, no? Si tratta di aprire le finestre perché cambi l'aria. Quindi il primo atto da fare verso Dio, verso Gesù, quando uno crede, è aprirsi. Aprirsi vuol dire un sì, dire un eccomi, lasciarsi fare. L'immagine è sempre quella di Maria, no? Maria che riceve l'annuncio dell'angelo, l'angelo gli dice: lo Spirito Santo porterà in te la vita di Dio, del Figlio di Dio, tu sarai la madre del Figlio di Dio. E Maria dice: eccomi, si compia
in me quello che tu hai detto, no? Questo è il primo modo di partecipare all'opera di Dio. Dire sì, aprirsi, cioè lasciarsi fare, che è difficilissimo, come sapete, no? Noi siamo molto più bravi a fare il contrario, a fare noi. Se tu mi dici ama, e io ti dico va bene, ci provo, mi piace, mi impegno, lo faccio, provo a starti appresso, provo ad aiutarti, provo ad ascoltarti, provo a servirti, poi non ce la faccio sempre, però ci provo. Se tu mi dici lasciati amare, lì si toccano cose molto più delicate, più sottili, per cui io ti posso anche dire di sì, ma lasciarsi amare veramente è difficilissimo, molto più difficile lasciarsi amare che amare, tranne per i narcisisti che sanno solo lasciarsi amare, no? Ma le persone non narcisiste è molto più facile voler, è molto più facile in qualche modo aiutare che lasciarsi aiutare. Un altro ti chiede aiuto. Ci sono, eccomi. Tu sei in una situazione in cui la soluzione più ovvia sarebbe chiedere aiuto. Beh, ci penso, no? Cerco comunque di cavarmela da solo. È molto difficile, appunto, lasciarsi amare. Quindi, per questo vi dicevo, il primo passo da fare è dire un sì, che non è un sì attivo, ora lo faccio. È un sì di apertura, di accoglienza. E il secondo passo è quello di sintonizzarsi. Che cosa sta facendo lo Spirito Santo dentro di me? Mi unisce agli altri. E allora che cosa faccio io? Cerco liberamente e coscientemente di vivere l'unità con gli altri. E nella misura in cui ci provo, sento lo Spirito che agisce dentro di me. Non so se vi è mai capitato di sentire lo Spirito. Lo Spirito è qualcosa che non si capisce, si sente. Quando senti lo Spirito dentro di te, hai la percezione di avere dentro di te qualcuno che non sei tu e che però è una presenza positiva, dolce, paradossale, forte ma delicata, lo so che sembra assurdo ma è così, no? Che ti dà vita, ti dà luce, ti dà calore. Quando senti lo Spirito che si attiva dentro di te. E quindi qual è la chiave? La chiave è che nella misura in cui ti sintonizzi con ciò che lo Spirito sta facendo, lo senti agire dentro di te. Per questo il primo punto è: lo Spirito Santo fa la comunità cristiana. E quindi la prima domanda che possiamo farci è: come sto messo io con la comunità cristiana, non con la Chiesa e il Vaticano, ma con la comunità cristiana? Perché poi sapete che le comunità cristiane, come tutte le comunità, sono un gran macello, no? Ogni parrocchia è un gran macello, ogni comunità religiosa è un gran macello, anche se ci sono momenti in cui va meglio, momenti in cui va peggio, momenti in cui tutti fanno finta che stia andando benissimo e invece è un disastro, momenti in cui tutti dicono oddio siamo disperati e invece sta andando molto bene, no? Ma le comunità sono sempre caotiche. Lo Spirito Santo, il fatto che lo Spirito Santo ti unisce agli altri, ti fa vivere insieme con gli altri, ti spinge ad aprirti agli altri, non vuol dire che fa un gruppetto di persone come io me lo immagino, no? A mia immagine e somiglianza, è il contrario. Mi costringe in qualche modo a diventare malleabile, a diventare più docile, no? Più morbido. Io da poco ho fatto l'anniversario di ordinazione, allora un amico dei miei mi dice quando ti hanno ordinato sei ancora talebano come eri quando ti hanno ordinato? Quando sei entrato in seminario? E io ho fatto: quando sono entrato in seminario c'avevo 20 anni. A 20 anni siamo tutti un po' talebani, no? Perché a 20 anni pensi di sapere cosa è giusto, cosa è sbagliato, il bene, il male, quello c'ha ragione, quello c'ha torto, devi fare così, così non lo devi fare, no? Cioè il mondo è o bianco o nero, cioè è fatto di assoluti.
Poi quando arrivi ai 40 già vedi che, ma insomma, aspetta, mo tutte queste cose che avevo deciso che dovevano essere così, ma non è che sia proprio così. No, quindi si cambia tanto crescendo e si acquista appunto una, diciamo, una docilità che è semplicemente la realtà, e questo spero che capiti a tutti, no? Anche nella Chiesa ci capita, che non vuol dire il fatto di perdere l'ideale, no? Ma vuol dire semplicemente che a un certo punto l'ideale diventa vero, cioè diventa concreto, che tu entri a contatto con quella che è la realtà, non con le tue idee su come dovrebbero essere gli altri o la comunità, ma come veramente sono, e quindi entri vai a patti con la realtà. Succede anche nelle coppie, no? Una coppia si sposa tutta piena di ideali, facciamo, stiamo insieme tutta la vita, ormai si sposano solo i cattolici, allora noi che siamo veramente cattolici ci sposiamo e stiamo insieme per tutta la vita. Poi dopo un po' vedi che, cioè, sta insieme tutta la vita, aspetta, cioè, non avevo capito che era così, cioè, sono partito tutto lanciato, poi però è bello, è figo, però è difficile. Cioè devi scendere a patti con l'altro, e questo scendere a patti con l'altro è l'essenza dell'amore, non è sbagliato, è giusto, si tratta di fare patti con gli altri, assolutamente, si tratta di fare compromessi con gli altri, si tratta proprio di andarsi incontro concretamente, di imparare a voler bene all'altro così come l'altro si sente voluto bene, e lasciarsi voler bene dall'altro così come l'altro può volerti bene, no? Cioè il fatto di assecondare lo Spirito Santo è poi qualcosa di concreto, che è nelle relazioni, no? È nei rapporti col parroco, il parroco ti sta simpatico, il parroco ti sta antipatico, eccetera eccetera, no? Gli altri membri della comunità. Bene, allora la prima opera che fa lo Spirito Santo è la comunità, ci dà una vita che tende a unirsi, e si tratta di lasciarsi portare verso l'unità. È come quando la domenica mattina c'hai la pigrizia, no? E dici no, oggi a messa non ce vado perché palle, no? C'è la cosa, arrivo là, non me va, poi mi sveglio presto, c'è il coso, c'è il prete, se becco, metti caso che c'è quel prete là che ti attacca un siluro micidiale all'omelia, no? E io... Infatti anticamente si diceva il rosario durante la messa, no? Ma perché si diceva il rosario? Beh, per sopportare il prete che parlava lungamente, no? E poi invece magari ti alzi e ci vai, no? E fai quel piccolo atto di oh, l'ho fatto, no? E poi sei contento, e poi sei felice, e poi a messa senti che c'è qualcosa che supera il fatto che stai là, eppure se quello non lo conosci che sta accanto a te, e quella dall'altra parte è così, però c'è qualcosa di più, no? Che è appunto lo Spirito Santo. Ecco, questa esperienza dell'essere immersi in qualcosa di più grande di noi, immersi in Dio, e che Dio non è solo fuori di noi, ma è dentro di noi che sta lavorando, questa è l'esperienza dello Spirito. Allora, per la vostra preghiera, vi lascio quindi questa domanda, no? Adesso preghiamo un po' su questo, sul fatto che lo Spirito Santo che è dentro di noi costruisce dentro di noi la comunità cristiana, ci rende persone accoglienti rispetto agli altri, e provate a invocare lo Spirito Santo scrivendo, cominciate così: vieni Spirito Santo, e poi quello che volete, ma state un po' su questo tema. Che cosa sta già facendo lo Spirito Santo dentro di te per aprirti agli altri, per portarti verso gli altri, per renderti accogliente, per renderti morbido? Che cosa sta facendo lo Spirito Santo? E tu, concretamente, cosa puoi fare? Ok, provate a pregare così, no? Quindi dice, vieni Spirito Santo, tu dentro di me stai facendo questo. E io posso collaborare con te così, chiamando il mio amico Francesco che non sento da 3 mesi, che ne so. Va bene? Allora ci prendiamo 10 minuti di preghiera in silenzio, e vi invito a scrivere e a appunto lasciare emergere da dentro di voi l'azione dello Spirito che sta già operando e che
si tratta di scoprire. Il fatto di scrivere durante la preghiera è qualcosa che aiuta a fissare i pensieri che vengono e a rallentare un po' la velocità del nostro pensiero, che spesso è eccessiva. E spesso l'esperienza della preghiera è proprio quella del sentire arrivare nei propri pensieri, nelle proprie emozioni, nella propria coscienza, qualcosa che non viene da me, come un input, come un'ispirazione, appunto, per usare la parola che usiamo normalmente. Ti viene in mente una persona, no? Ti viene in mente una cosa, fai un collegamento, senti una sensazione. A volte non senti niente, nella preghiera, a volte non senti assolutamente niente, ma altre volte invece arriva come se appunto ci fosse qualcosa che dentro di te è attivo e che non è solamente un tuo prodotto. Appunto, la percezione dello Spirito Santo è quando ti rendi conto che non è solo farina del tuo sacco, ma è qualcuno che dentro di te dolcemente, in modo appunto poco percettibile, sta lavorando. C'è un'immagine molto bella di San Paolo che dice che lo Spirito Santo prega dentro di noi continuamente. Prega Dio Padre, lo chiama Padre, prega secondo il piano di Dio e prega con gemiti inespressi, cioè con dei suoni che non sono parole e che quindi non si riescono a comprendere. Ecco, scoprire lo Spirito Santo è scoprire qualcosa che avviene dentro di noi e anche scoprire di far parte di un piano più grande. Questa cosa che dicevamo del fatto che lo Spirito costruisce la comunità cristiana, secondo noi cristiani è l'inizio di una unificazione totale di tutti gli uomini in Dio. Cioè, secondo noi cristiani, lo scopo della storia, ciò verso cui sta andando la storia, è la perfetta unità di tutti gli uomini, la perfetta amicizia, il perfetto amore fra tutti gli uomini in Dio. Finché Dio sarà tutto in tutti, dice San Paolo nella lettera ai Corinzi, prima lettera ai Corinzi. Prima di allora, prima di questa fine dei tempi, che è la fine della storia, cioè la meta della storia, la perfetta unità di tutti, il regno, prima di questa fine in cui Dio sarà tutto in tutti, Dio vuole essere tutto in alcuni, in noi, e vuole renderci un simbolo, un segno dell'unità futura di tutti gli uomini. Per questo si dice il Concilio Vaticano II che la Chiesa, la comunità cristiana, è come un sacramento, cioè una cosa che fa vedere che tutti gli uomini sono uniti. Ancora non è vero, il mondo è un macello, guerre, cose, a livelli piccoli, in una singola famiglia, fra amici, cose, e a livelli macroscopici, le guerre, ok? Ma Dio sta lavorando per la perfetta unità, per la pace e per l'amicizia fra tutti, no? A questo ideale che è il progetto di Dio, noi partecipiamo attivamente, cercando nel nostro piccolo di lasciarci unire agli altri. E poi, ultima cosa, l'esperienza dello Spirito Santo è un'esperienza che ci introduce in un noi che è più grande del nostro io, ma è anche più grande del noi che siamo qua. Ci fa vedere come se ci lasciasse intuire che c'è
un mistero in cui siamo immersi, e questo mistero in cui, dicono gli Atti degli Apostoli, noi ci muoviamo ed esistiamo, come l'aria che respiriamo, come il nostro mondo, no? Qualcosa in cui siamo. Questo mistero è un mistero di amore, è un noi, un mistero dell'amore del Padre e del Figlio, ma di questo parleremo più avanti. La prossima volta invece parliamo della seconda opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo santifica, dice santo e santifica. Che vuol dire che lo Spirito ci sta santificando? Come funziona questa cosa dell'essere santi? Che cosa sta facendo dentro di noi lo Spirito Santo? Di questo parleremo la prossima volta e vedrete che è un tema che riguarda proprio appunto anche il nostro percorso visto un po' negli anni. Non è una cosa istantanea, è un processo che sta avvenendo, e a volte i processi hanno bisogno che ci voltiamo indietro e vediamo la strada che abbiamo fatto, perché altrimenti non ci rendiamo conto di che cosa è successo nella nostra vita. Allora concludiamo cantando insieme Tutto è possibile. Alziamoci in piedi. Preghiamo come il Signore ci ha insegnato.